Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Quando arrivano in aula i debiti fuori bilancio, non so se festeggiare o piangere, perché diciamo, sono sempre come al solito un sinonimo di diciamo, inefficienze, va, amministrative che stiamo cercando in tutti i costi di risolverli. È logico che questi sono debiti che arrivano dal passato, per cui stiamo anzi lavorando sempre per cercare di risolvere questo problema che ci portiamo dal passato, quindi cercare di eliminare quello che è una criticità e che tra l'altro l'OREF ci ha suggerito di fare al più presto questo tipo di lavoro. E quello che volevo mettere in evidenza qui era che emerge, diciamo, da questi debiti fuori bilancio e che come al solito le scuole stanno in una condizione pietosa, cioè, come al solito, cioè, noi dobbiamo sempre un pochino cercare di leggere negli atti quello che succede e che cosa succede su emergenze, per che cosa, per scuole che stanno in condizioni abbastanza pietose. Quindi questo è una criticità che ormai ci portiamo da anni, perché la politica del passato sulle scuole non ha mai voluto investire adeguatamente e questo è il risultato, che poi ci si trova a dover fare delle sommergenze e così via. Quindi che dire, si deve fare di tutto affinché ci siano risorse da destinare alle scuole per far sì che soprattutto le scuole che hanno una criticità maggiore vengano subito fatti degli appalti, fatti insomma degli interventi per renderle appunto sicure. Questo significa che bisogna lavorare moltissimo sul censimento delle scuole, quindi far sì che. E se non ricordo male, in qualche commissione è emerso che si stava lavorando sul censimento delle scuole perché c'è stato un evento, lei non c'era, allora glielo ricordo io, Natale scorso, dove le scuole a un certo punto per il freddo non si sono aperte, insomma ci sono state delle criticità legate a, diciamo, a problemi di riscaldamento, quindi anche un discorso un po' più ampio, oltre alla struttura, anche proprio la parte dei servizi delle scuole. E lì è emerso proprio questo discorso che si doveva fare un censimento di tutte le scuole e verificare lo stato di queste scuole, quindi cercare poi di fare degli interventi in base alle priorità. Tutto questo è stato fatto nel SIMU, quindi il SIMU ha questo censimento, c'ha il quadro della situazione e quindi il SIMU può dare dei suggerimenti su quali scuole bisogna cercare di intervenire. Questo per dire che questi riconoscimenti di debiti possono rappresentare degli strumenti, degli atti amministrativi che ci spingono a dire dobbiamo evitarli e dobbiamo lavorare sulla programmazione, quindi programmare lavori, opere pubbliche sulle scuole e intervenire lì dove ci sono delle criticità. Quindi mi auguro che in futuro, cioè che già da adesso, anzi so che stiamo lavorando sul DUP e il DUP è lo strumento che abbiamo a disposizione per mettere in campo questo tipo di programmazione. Quindi mi auguro che nel DUP ci sia questo tipo di approfondimento. Quindi che dire, speriamo che eliminiamo sempre di più questi debiti fuori bilancio e lavoreremo per far sì che non arriveremo più ai debiti fuori bilancio. Me lo auguro, grazie.